come and get it. Ragazzi e benvenuti in questo video, sono Mr. Mario G, siamo qui tornati su The Walking Dead. Ragazzi, è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio, comunque vabbè ragazzi, eravamo rimasti che eravamo tornati dal controllo che era stata uccisa Jolene da Danny. E praticamente adesso siamo appena ritornati e parliamo per primo con Danny. Questo posto è isolato, una vacca sola. Questo posto è isolato. Siete qua fuori, un po' lontani da tutto. Difficili da trovare. Ricevi molte visite? Non più. I banditi, certo. Venivano gli scolaretti in gita qui prima che iniziassero i tempi morti. Come hai fatto a mandare avanti questo posto con una vacca sola? Che se un malano anche loro. Adesso abbiamo qui il tuo amico. Vedrei che la cena sarà buona. Andiamo. Andiamo da Clementine. Ok, apriamo. Ok ragazzi, ci siamo. C'è lì la vacca. Vedremo Clementine. Cos'è questo affare? Papà dice che si chiama blocco di sale. Ma non leccare, che schifo. L'hai leccato? Non lo so. Bellissimo. Gli diamo il cappello a Clementine. Grazie, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, quindi credo che sia anche cambiato qualcosa. Ok. E noi dei figli. Parliamo con Duck. Ok, adesso parliamo un po' con Andy. Sì. Come sta la vacca? Quando credi che mangeremo? Abbiamo incontrato una donna nel bosco. Come sta la vacca? Beh, meglio che adesso abbiamo il dottore. Quanto credi che mangeremo? Abbiamo incontrato una donna. Quando credi che mangeremo? Fame, eh? Non ti preoccupare, mamma sta cucinando una bella cena. Abbiamo incontrato una donna nel bosco. Ok, allora.
Con lui ho detto tutto. Sembra molto magra. Che parliamo un po' con... Ok, la montagna è carina. Conversazioni molto incredibili. Allora, vediamo un po'. L'hai trovata anche tu, eh? Ah, Kenny. Lì stanno nascondendo qualcosa dietro questa porta. Ho dato un'occhiata veloce, hanno varie scatole di roba e qualcosa di metallico, una specie di lama. Non fare il paranoico, essere paranoico è il mio lavoro lì, la mia famiglia intera è in questa fattoria. E tu e Clem? La proteggerò in ogni caso. Lo so. Senti, quel tipo con Katia, come si chiama? Ha chiuso tutto bene a chiave non appena siamo entrati noi. Io sicuramente sentivo rumore da là dietro lì. Cosa? Quello che voglio dire è che dobbiamo saperlo per certo. Vai a prendere un martello e questo affare lo levo in un secondo. Tu appoggiami. Ma perché io? Perché non ci vai tu? Stai cercando di proteggere. Usa la testa, Kenny. Va bene, professore, cosa hai in mente? Prima fammi vedere con che cosa abbiamo a che fare. No, no, perché dici una cosa simile? Beh, sei, cioè, insomma, uno di città, no? No, vabbè. Bellissimo. Andiamo avanti, ragazzi. Sta registrando, sì, sta registrando. Invece di spaccare il lucchetto possiamo togliere tutto e sbirciare all'interno e poi rimettere tutto a posto come se niente fosse. Va bene, direi che hai un piano. Io resto qui e tengo d'occhio il tipo con la vacca. Andy. Credevo che fossi Danny. Vabbè, non importa. Kenny crede di aver sentito un rumore, un po' agitato, eh? Beh, siamo tutti contenti, ben contenti che sua moglie sia qui. È di grande aiuto, non hai idea. Ehi, fatemi un favore. Andrew, mi serve di nuovo il tuo aiuto. Non c'è problema, subito, torno subito. Ok. Ok, allora adesso ci vuole qualcosa da fare. Allora, dobbiamo parlare con Kenny. Come faccio a distrarre Andy? Ok, allora. Cioè, bello che prima era fuori, adesso è dentro. Cioè, va bene adesso. Allora, ci sono quei due che stanno parlando. Allora, come fa una donna che andiamo ad andare avanti? Tutto questo me la cavo benissimo. Poi qui tutti i miei ragazzi che mi aiutano, senza di loro non ce la farei. Allora, adesso c'è da fare una cosa complicata, ragazzi. E non poco, eh. Ok, adesso dobbiamo spegnere questo, mi pare. Ok, adesso dobbiamo andare via, 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 via. Ok. Adesso lui è tornato dentro e adesso non dobbiamo spegnere. Come vedete c'è la cassetta degli attrezzi. La andiamo ad aprire e troviamo un bel, una pinza. E questa ci serve sia adesso che dopo. Poi c'era un iPhone, però vabbè. Ok, ragazzi, adesso torniamo qui. Usiamo il generatore. Però dobbiamo fare molto veloce, allora dobbiamo fare così. Poi qui dobbiamo usare questo.
Bene, 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 raga, bene. Ok, adesso dobbiamo staccare qui. Vai, l'abbiamo tolto. Ma non lo devi chiudere, scusa. Cioè, chiudere le cose. Ah. Ok, adesso che l'abbiamo distratto possiamo tornare dentro. Molto bene. Cioè, ragazzi, ci sta andando benissimo. Ok, adesso entriamo. Va bene. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo tornare di là. E adesso possiamo fare quello che vogliamo. Magari se la chiudevi però la porta. Cioè. Andiamo a mangiare! Ok. Adesso togliamo tutte le. È una cosa un po' lunga e anche un po' noioso questo pezzettino qui, quindi lo taglierò. 2, 3 e 4. Finalmente, ragazzi. È noiosissimo fare questo pezzo, lo dico. Ok, adesso lo dobbiamo aprire. Oh, cos'è il paradiso? Oh mio Dio! Ma cos'è? Oddio, che bordello! Oddio! Guarda che faccia! Guarda, tutto normale, per lui è tutto normale. Madonna. Qua c'è qualcosa che non va, raga. Mi sembra un po' strano. Cioè, tutta quella roba. Oh mio Dio. Cioè, fa una cosa assurda. Oh mio Dio. Vabbè, andiamo avanti. Scusate il disordine. Abbiamo dovuto bloccare la porta posteriore dopo che un errante non ha visto cosa. Non ti preoccupare, è successo tempo fa. Allora non è più entrato. Siete tutti, io vado a prendere da mangiare. Che delizia. Sarei capace di mangiare. Dov'è Mark? Non ti preoccupare per lui, ho già portato su qualcosa da mangiare, lascialo riposare. Va bene se prima. Bagni appena fuori nel corridoio, pulisciti bene sotto le unghie, hai il forno a tonnata da tutto il giorno. D'accordo. Ok. Allora, adesso saliamo. Cioè, raga, mette un'ansia sto pezzo incredibile. Vai su, ma muoviti! Oh, perché devi fare sto bordello? Sali su, sali. Devi salire. Ok, allora ragazzi, qua non si vede niente, devo un attimo alzare la luminosità perché non ci vedo proprio. Allora, adesso apriamo questo, la porta dell'armadio. Qui c'è un cavo, c'è qualcosa che. Usiamo il cavo, vediamo un po'. Si è acceso qualcosa, raga, si è acceso qualcosa. Raga, qua c'è qualcosa che non va, sono sicuro. C'è qualcosa che non va assolutamente. Apriamo la porta. Dov'è diavolo è Mark? Mi pareva che Brenda avesse detto che qua su a riposarsi. No, raga.
C'è una macchia di sangue. Oh my god. Cioè, raga, sembra tipo un film horror. Oh mio Dio. Cioè, è horror in teoria, però. No, sta registrando, si sta registrando, ok. Oddio, raga, mette un'ansia sto pezzo. Apriamo la porta, oddio. Cos'è? Oh mio Dio. Oddio. Cioè, guardalo. Che diavolo è successo? Cioè. Mangiate la carne. Che schifo! Vai! Muoviti, muoviti! Corri, corri, corri! Marche di sopra senza gambe. Sarebbe potuto andare a finire bene per voi. Sarebbe morto comunque. Dobbiamo pensare a vivere. Calmati, tesoro. Se cresci nelle campagne della Georgia, ti viene insegnato che non si spreca da mangiare. È così che sono cresciuta io. Ma to. Oddio. Madò, che bordello. No, raga, che bordello. No, io non ci sto capendo più niente. Oh, ma sarai brutto. Lascia. Ti faccio del. Guarda che. Io. Lui. No, ti faccio del male. Cos'è? Oddio. Oddio, che bordello! No, vabbè, bellissimo. Cioè, sto giro è bellissimo. No, vabbè. Per fortuna. Oddio.
Andrà tutto bene, troverò un modo per portarci via di qui. Raga, questo episodio è uno dei migliori secondo me. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi a noi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!